con la nostra Barbara De Nigris. Mangiare bene sappiamo che è prevenzione, noi cerchiamo sempre di parlare naturalmente di cose golose ma anche buone. Oggi facciamo lo strudel di mele, naturalmente per chi viene dall'Alto Adige come Barbara è perfetto. E abbiamo questo aggeggino che tu mi stavi spiegando come funzionava, cioè sì. Che qua si mette la mela. Noi naturalmente quando facciamo gli strudel facciamo casse di mele. Esatto. Allora questo aggeggino c'è in tutte le case. Come c'è la grattugia dello spazio. Dello spazio, sì, che stamattina, se ne è appropriata. Mi ha sgamato. Vedi, si fa così. Sì, aspetta che adesso non funziona. Ecco, come sempre, non funziona mai quando deve funzionare, ma è molto divertente questa cosa. A me sì, no, è divertente. Molto quando le cose non vanno mai per il verso giusto, perché la cosa bella di non andare nel verso giusto è che siamo live e quindi può succedere di tutto. Chissà se meno male che non ho dato la colpa a te, vedi? Vedi? Niente, non funziona, ha deciso di non funzionare. Vabbè, comunque, ha funzionato prima, ma non fa niente, perché tanto noi abbiamo sempre il nostro vecchio pela patate, quindi guarda, io tanto spostiamolo. Mi distanzio e riprovo, che magari sai, Esatto. Vedi, deve respirare. Dovrebbe. Dice Fulvio. No, è sempre colpa del vestito. No, vedi, deve fare così. Comunque, insomma, questo aggeggino viene così. Ma siccome tanto questo aggeggino non ce l'avremo, lo facciamo esatto. A fette, va bene, ecco. Sì, no, questa è la comodità. Bob aggiusta tutto, che te lo metto a posto. Bob aggiusta tutto, vengo da te, scusate. Intanto sistemo. Sai che a me piace. Allora, era soltanto per far vedere praticamente che questo aggeggino... Guardate intanto, scusate, guardate questo cassetto. Non so se si può vedere, questo cassetto di glitter, andiamo. Che io ho notato subito appena sono entrata, è un cassetto magico perché venerdì, domani noi non andiamo in onda, naturalmente lo sapete, per i funerali di Gigi Proietti, e quindi venerdì avremo il gioco del cassetto dove si vince una cucina Chateau d'Ax, quindi mica pizza e fichi. No, per dire. Allora, nel frattempo io sono andata avanti col classico pela patate, si sbucciano le mele. Giusto per far vedere comunque le mele, andiamo ad usare, perché questa è finita la raccolta delle mele, ma per lo strudel servono sempre delle mele vecchie, no. Perché comunque contengono meno acqua. Meno acqua, quindi delle mele vecchie. Normalmente si usano le golden, però insomma... Senti, comunque... c'è chi lo fa con la pasta sfoglia e c'è chi lo fa con la pasta frolla, lo strudel. Tu come lo fai? No, invece noi lo facciamo con la pasta filo, con una specie di pasta filo, la pasta strudel, che si chiama anche la pasta matta. Ecco, adesso vi insegneremo proprio il vero strudel fatto con la pasta matta, quindi né con la sfoglia né con la frolla. Allora, questo era per far vedere la grandezza delle mele. Noi le mele le abbiamo già messe a macerare, però iniziamo a fare un impasto. Assolutamente, guarda, se questo non ti serve intanto lo sposto. Ok, allora, 160 grammi di farina. Cosa hai combinato? Maschio Alfio, cosa stai facendo? Ha perso la testa perché c'è Heidi. Heidi ti chiamano, Sì, ormai mi chiamano Heidi. Ormai mi chiamano Heidi. Allora, nostra Heidi, anch'io ti chiamerò Heidi adesso, bellissimo. Allora, 160 grammi di farina, un uovo, 50 grammi di acqua, è una cosa velocissima. Un cucchiaio di olio di semi. Sì. E un pizzico di sale, andiamo un po' a occhio. L'olio di semi, grazie. L'olio di semi dà l'elasticità alla pasta, che poi deve riposare. Allora, noi, visto che questo comunque è un impasto semplice, facciamo soltanto, l'abbiamo fatto per far vedere gli ingredienti, ma la stesura che porta via un po' di tempo l'abbiamo già fatta. Certo, perché questa è la pasta è la pasta matta, quindi esatto, questa. Esatto. Allora, lo ripeto, 160 grammi di farina 00, 50 grammi di acqua, un uovo, sale e un cucchiaino di olio di semi. Esatto. Perfetto. Questa qui andrebbe poi impastata con le mani, fatta come una pasta molto elastica. E questo è il risultato, vediamolo perché. E questo è il risultato. Vedete, si stende così e questa è la nostra pasta dello strudel. Funziona, Funziona? Funziona, sì. Funziona? Funziona anche perché l'avevamo provata, guarda, l'avevamo provata proprio per No, l'abbiamo chittato e la nonna, io nonna che non so ancora come mi chiamo e la nonna naso invece. Ma tu non sei la nonna, tu sei il nipote, sì. Scusa. Il figlio, non il nipote. Il figlio, è vero. Potrebbe essere. Perché tu, scusami, la tua nonna vera sì, che tu hai.
Come si chiama? Quanti anni ha? Liliana e ha, lei ne dichiara e ne dimostra 56, ma ne ha 86. Ne ha 86, ma ne dichiara. Ne toglie 30 come quella famosa. Ecco, la nonna, tu quanti anni hai, Lorenzo? Io ne dimostro 30, ma ne ho in realtà 56 anch'io. No, ne ha 30. Ne ho 30. E quindi potrebbe essere il figlio di tuo figlio a 30 anni. Sì, sì, ecco, mio figlio potrebbe essere tuo figlio. Allora, questa è la prima stesura della pasta. Cosa andiamo a fare? Andiamo guarda a farla che bella. Sulla. Andiamo... Deve bella essere proprio trasparente. Guardate. Allora, gli anziani dicono che bisogna leggersi il giornale di traverso. Cioè, se tu la metti così traverso, si legge il giornale. Dove veniva utilizzato? Pure per trovare marito, no? Che bisognava. Più o meno le storie così raccontano, no? Si nascondevano dietro la sfoglia dello strudel. Esatto. Per trovare marito? Sì, quasi si riusciva ad intravedere. Perché era una specie di corteggiamento. Esatto. Scusami, adesso non per fare i fatti tuoi, ma tu, Mauro, che vivi a Napoli, che cavolo ne sai del corteggiamento dell'Alto Adige? No, hai capito, Perché lo strumento... Mi piace fiando tra una sciatina e l'altra, anche tu hai avuto modo, non so quando, perché è sposato da sempre. Da 21 anni. Poi, esatto, poi con tuo figlio non puoi proprio dire un cavolo. No, io infatti deve stare attento a quello che... Devi stare attento, si dice, perché... No, ma lui si riferisce a quando ne aveva 16, esatto, che andava a sciare lì con... queste bellezze. E mi ricordo che mi hanno raccontato sta cosa, insomma. Ecco, vedi. E ti ricordi che ti hanno raccontato questa cosa? Adoro. Allora, adesso noi andiamo a fare una cosa delicatissima. Adesso con le luci dello studio un po' si è scaldata la pasta, quindi però comunque è semplice. La metti su un canovaccio? Andiamo a mettere su un canovaccio, perché questo ci aiuta dopo ad arrotolare lo strudel. Perfetto. Così un piccolo segreto. Allora, spostiamo questo, così ci liberiamo un po'. Vedi. Ecco. Ok. Allora, tu hai messo poi i pinoli a scaldare. Io ho messo i pinoli a tostare, ho messo il burro. Ho messo il burro che adesso facciamo raffreddare un pochino. E le mele che hai detto devono essere delle mele un po' vecchie che tu però hai messo poi a macerare, no? Esatto. Hai detto. Allora, per diciamo, gli ingredienti del ripieno che noi abbiamo qua, le mele che ho messo a macerare con l'uvetta ammorbidita dal rum. Andiamo a condirle ancora con la cannella. Io beh, la cannella è un classico, no? Dello strudel, abbondiamo, chi piace. Ma c'è neve adesso? C'è neve, c'è neve, sì, sì, c'è ancora neve. Con la scorza del limone. Che scorza del limone, cannella, scorza del limone. Zucchero. Uvette ammollate nel rum, un bel po' di zucchero, ok? E poi invece i pinoli li andiamo a mettere alla fine perché li facciamo tostare un pochino, così rimangono croccanti. E sprigionano anche, sì, il loro... Questo è il ripieno dello strudel, cioè... Questo è il classico. Il classico, va bene. Uno dei tanti strudel, sì, perché sai che ce sì, no, sono... no, questo è il classico strudel tradizionale. C'è anche qualche variante con i biscotti sbriciolati, no? Allora, io sotto ci metto... Io sotto adesso... Faccio venire qua lui adesso. No, ma perché mi fa ridere? Perché è lui che è napoletano che parla dello strudel. Guarda che mi fa... Allora, io adesso ci metto il burro, va bene? Mi è mancato un po' il mio Maurino perché con lui mi faccio delle risate. Guarda. Ma tu non sai che mia mamma mi ha detto: ma sai che mercoledì ci sono gli improta? Ho detto: mamma, veramente mercoledì vado anch'io da Antonella. Ah no, io avevo sentito che c'erano loro. Ah, grazie! Allora basta, adesso non conta più niente. Vabbè, mamma non conta bene, capito? Ma loro sono dei veterani, cioè soprattutto lui, vedi, una vecchia volpe, una vecchia volpe. Allora, quindi spennelliamo col burro, giustamente. Esatto, spennelliamo col burro. Un po' lo teniamo da mettere sopra. Ci mettiamo il pan grattato, che asciuga comunque le mele poi quando vanno in cottura. Ecco, questo è un bel procedimento, quindi pan grattato. Che io Se mettiamo i biscotti sbriciolati, mettiamo meno zucchero nelle mele. Esatto. E poi magari invece del pane grattugiato mettiamo i biscotti sbriciolati. Sì, ma infatti... Esatto, però mettiamo meno zucchero nelle mele, perché poi sennò diventa troppo... Si mette il pane, non mette anche il pane. Questo. Sì, perché il pane asciuga comunque. Ecco. E poi andiamo a mettere le mele. Grazie. Ecco. Vedi? Così. Comunque non me la racconta giusta in prota. Ma... deve aver avuto un legame particolare con l'Alto Adige che noi non conosciamo. Però non vorrei approfondire, non vorrei che poi deve tornare a casa e non vorrei, sai... Allora... Magari adesso lui non dice neanche niente perché c'è il figlio, sai? Appunto, lo sai com'è la storia, ecco. Ecco, il tempo delle mele, veramente. Che a voi non vi ricorda niente, no. Ma a me la zia Cri qualcosina sì. Beh, anche la mia generazione però, sai, tempo perché... Il tempo delle mele.
Ma tu sei giovane tesoro ancora, eh? Però il tempo delle mele l'ho vissuto. Beh, tutti abbiamo vissuto il tempo delle mele, avevamo 14 anni, qui il tempo delle mele è passato per tutti. Allora andiamo a mettere i pinoli sopra. Anche per Fulvio è passato il tempo delle mele. Cosa li metti? Ah, i pinoli. Li andiamo a distribuire dopo. Vedi? Così rimangono ben uniformi. Questo è importante perché non vanno nell'insieme, perché così rimangono belli secconi. Li andiamo a mettere tutti perché in realtà poi deve essere proprio bello. Adesso voglio vederti pieno. A chiuderla. Allora, adesso chiudiamo quattro lembi qua. Uno, due. Si chiude. In modo che le mele non scappano. Okay. E in modo che noi l'abbiamo messo sul canovaccio per quello. Vedi, c'è un motivo. Esatto. E adesso ci aiutiamo semplicemente con il canovaccio. Vedi, track. Ed è bello che sia un po' bucherella, siccome è sottile, esatto. deve anche uscire un po' la mela. A me piace quando... Oh, che meraviglia. Questo si mette in una teglia da forno. Esatto. E quanto deve stare in forno? Allora, in forno la prima cottura è a 180 gradi per 20 minuti, in modo che si crosta sopra, mm-hmm. Poi abbassiamo il forno a 170 gradi per altri 20-30 minuti, in modo che dentro poi cuoce la mela. Ok. Però una volta fatta la crosta fuori, il succo delle mele non esce. Giusto. Quindi il canovaccio ci serve per fare questo passaggio. Va bene, allora scusa, prendo un indizio e torno da te. Ok. Così voglio vedere. Io lo vado a infornare. No, arrivo, voglio vedere come finisce lo strudel, eh. Se no guai, eh. Terzo indizio. È ripiegato su se stesso. Terzo indizio, ripiegato su se stesso. Torno un attimo a vedere lo strudel. Allora, lo mettiamo nel forno. Lo spennelliamo ancora. Vedete? Sì, lo spennelliamo allora, ancora. Allora, ripeti bene, 180 gradi? 180 gradi, 20 minuti. Quando si fa dorato sopra, e quindi si è fatta la crosticina, abbassiamo il forno a 170 gradi per altri 30 minuti. Io voglio farvi vedere. Il forno ben caldo. Guardate. No! Guarda Barbara che strudel che ha fatto! Adesso ci metti su anche un po' di zucchero, zucchero a velo. Perché ci va e poi voglio che tu ne tagli una fetta per far vedere il ripieno naturalmente. Esatto. Guarda che qua abbiamo, vediamo se abbiamo il nostro coltellazzo. Ecco qua. Allora, lo tagliamo da qua perché noi con quel procedimento alla fine anche la prima fetta viene usata perché in realtà le mele rimangono dentro. Dentro. La nostra Heidi ha prodotto, guardate che meraviglia, appoggialo, ecco, sopra, il nostro strudel di mele. Possiamo vederlo proprio in una inquadratura dove entriamo dentro nello strudel perché vedi, cara Francesca, queste inquadrature, no? Ti fanno venire voglia, almeno a me se sono a casa, fossi a casa, di entrare dentro nel televisore e di rubare una fetta di strudel. Che meraviglia! Grazie, grazie, grazie. Heidi! Scrosta Vinci!